Grazie ai gol di Dybala e Vlahovic la Juventus batte 2-1 il Sassuolo e si qualifica in semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, che ha battuto 3-2 l'Atalanta, prossima avversaria dei bianconeri in campionato domenica sera a Bergamo. Allegri deve fare a meno di Chiellini e Bernardeschi oltre a Chiesa e allo squalificato Kim. Ancora in campo dall'inizio i due nuovi acquisti Zakaria e Vlahovic, subito decisivi all'esordio in campionato di domenica scorsa contro il Verona. Alex Sandro è diffidato, dall'altra parte Dionisi non può contare sugli infortunati Rogerio, Obiang e Juricic. Panchina per Frattesi, in gol nella vittoria in campionato allo Stadium. Arbitra Marinelli, con Nasca al VAR. La Juve parte forte e passa subito in vantaggio con Dybala. La reazione del Sassuolo si concretizza con il gol del pareggio segnato da Traoré. Ammonito nella ripresa e sostituito da Matheus Henrique, ammonito anche lui, mentre Berardi lascia il posto a De Frel. Allegri risponde togliendo De Sciglio, Zakaria e Arthur per inserire l'ex di turno Locatelli, Rabiot e Morata. I bianconeri colpiscono due pali con McKennie e De Ligt e una traversa con Bonucci. Per battere l'insuperabile Pegolo serve una deviazione col braccio di Juan Tressoldi su un tiro di Vlahovic che fissa il risultato sul 2-1. Il calcio sa creare spesso intrecci più simili a sceneggiature che non a casualità, è ad esempio il caso di Dusan Vlahovic e del gol decisivo nel finale di Juve-Sassuolo che, a marzo, porterà il centravanti bianconero a sfidare la Fiorentina in semifinale. Dopo la sfida di Coppa Italia vinta per 2-1 dalla Juve lo stesso Vlahovic ha parlato a Mediaset, queste le sue parole relative anche all'intreccio coi Viola. Sulla prestazione, ci vuole ancora tempo, siamo all'inizio, devo tanto ai miei compagni e al mister, alla società che mi hanno accolto benissimo, niente sarebbe possibile senza la squadra. Un onore giocare qui e aiutare la squadra riporta il bianconero, Morata e Dybala, sia dentro che fuori dal campo, sono due bravissimi ragazzi e due campioni che hanno vinto tanto. Io sono qui ad ascoltarli e provare ad arrivare ai loro livelli, semifinale con la Fiorentina, io sto pensando alla partita, a vincere, altre cose non mi interessano tanto. Sarà una partita come le altre, Dusan Vlahovic torna a Firenze da ex, in anticipo rispetto al previsto. L'appuntamento era già in programma domenica 22 maggio, quando la Juventus giocherà l'ultima giornata di campionato allo stadio Artemio Franchi. Dove i bianconeri saranno impegnati anche nell'andata della semifinale in Coppa Italia prevista il 2 marzo, con ritorno allo Stadium di Torino il 20 aprile nella settimana dopo Pasqua. Per l'occasione i tifosi viola meditano già di preparargli un'accoglienza ostile, mentre quelli bianconeri sperano che possa segnare ed esultare sotto la curva Fiesole. Che in un comunicato aveva definito Vlahovic un piccolo uomo senza palle, senza onore e senza rispetto che se ne va nella squadra senza identità e appartenenza per antonomasia. Non ci strapperemo certo i capelli per aver perso l'ennesimo buffone. Poi lo scorso 30 gennaio i Viking juventini avevano appeso uno striscione sulle cancellate dello Stadio Franchi con la scritta, di Firenze vanto e gloria. Ma nemmeno i vostri giocatori ne hanno memoria. La verità è che non contate un cazzo. Per questo motivo un 37enne residente nel milanese è stato denunciato dalla Digos di Firenze con l'accusa di aver violato il divieto di affissione di striscioni incitanti alla violenza. Intanto Vlahovic ha dichiarato dopo la partita vinta contro il Sassuolo, i tifosi della Fiorentina mi accoglieranno male. Io sto pensando solo alla partita e a vincere, le altre cose non mi interessano tanto.
Sarà una partita come le altre, noi siamo qui per giocare a calcio.